Ben ritrovate al nostro appuntamento del martedì con il Mixed Media. Bene, oggi iniziamo con una parola molto positiva, infatti è essere positivi. Voglio dedicare questo post alla positività anche nei momenti più magari complicati oppure nei momenti di sfida. Essere positivi è un modo per affrontare quello che la vita ci riserva, perché giustamente ci possono essere le sfide e possono essere non sempre positive, ma se noi dentro di noi siamo comunque in una condizione di accettare quello che arriva e giustamente di trovare la cosa positiva anche in quello che sta succedendo, ecco che ci troviamo ad affrontare le cose in un modo migliore. Oggi userò questi pastelli, questi Ink Dervent, quindi sono dei charcoal, sono delle specie di gessetti, sono molto belli, guardate, li uso in un modo abbastanza particolare, nel senso una cosa come questa. Così. La pagina non è stata passata con il gesso, semplicemente sto usando questi ink direttamente sulla pagina. Così. Adesso con il pennello e con il gesso vado a fare questo movimento. Allora, copro la pagina in questo modo. Così. E con il fazzolettino, col baby white, vado a fare questo intervento. Uniformando un po' di più. Così. Ho scritto in alto essere positivi, che è la parola che usiamo oggi. Poi ho utilizzato il colore violetto e il colore diciamo turchese, li ho spalmati utilizzando questa palettina, li ho spalmati in questo modo, così, in questo modo, e poi con il baby white, sempre col fazzolettino bagnato, ho cercato di spalmarli meglio in modo che non ci fosse una linea troppo netta, ecco, così. Provo ancora un pochino. Vedete come viene il colore così e poi in questo modo, in modo da passarlo senza che sia troppo. Questo turchese è molto bello, io ne passo ancora un pochino qua, così. Adesso lasciamo asciugare un attimo e poi proseguiamo. Con queste fustelle a cerchio, mi sono creata questa mascherina, vedete, usando quei fogli un pochino resistenti, in modo che ovviamente quando vado a tagliare non si rovini. Quindi ho creato questa mascherina e ovviamente ho poi, attraverso la mascherina tagliata, mi sono comunque rimasti questi cerchi e ho usato uno di questi cerchi
Per fare, adesso vi faccio vedere, che tolgo questo, per fare questo. Eccolo qua. Allora, ho utilizzato la mascherina, quella più grande. Ok. Ho usato la mascherina più grande, l'ho appoggiata in questo modo e poi con il colore bianco, con questo, quello dell'americana sempre, e usando il rullo quindi ho messo la mascherina così, poi con il bianco e il rullo sono passata in questo modo su tutta la pagina, in modo da coprire quello sotto e lasciare in evidenza questo cerchio con il colore che avevamo usato prima. Adesso lascio asciugare un attimo perché è ancora un po' umido e vediamo cos'altro possiamo fare. Ho usato la parte del mio stencil, quella vuota ovviamente. E coprendo con lo scotter in modo da non andare a sporcare anche tutto il resto, ho coperto in questo modo e poi ho spruzzato con un po' di turchese, con lo spray turchese e con lo spray pastel, che ha questo tono pastelberry, che ha questo tono un pochino di prugna. Vedete che si forma questo effetto bellissimo, mi piace tanto. Allora, anche qua bisogna aspettare un attimino che asciughi e vediamo cosa succede. Usando lo stencil, quello del mio cerchio, con un pennarello ho creato intorno al cerchio, l'ho, diciamo così, evidenziato con il pennarello nero in modo da dare più tono al tutto. Poi con questo stencil che è fatto tutto di cerchi, questo qua, usando l'unicorno, questa crema che avevo già utilizzato, questa pasta, vediamo se così la vedete meglio. Ecco, questa pasta molto bella, molto dorata, no, scusate, ho sbagliato, non è questa. Ecco qua, questa qua. Questo effetto, questa pasta con l'effetto dorato, eccola. Questa. E lo stencil ho passato sulla pagina creando questo gioco di cerchi. Poi con il pennello. Quindi con il pennello e i colori acquerellati, questi, poco poco, perché veramente con un pochino di acqua, ho così passato leggermente per dare anche qua un pochino più di tono al tutto. Penso che così si possa vedere bene. Adesso vado a completare questa pagina. Splash nero e splash iridescente per dare un altro tocco alla pagina. Ecco qua. Così si vede bene. Adesso ho cercato tra le mie parole quella che mi sembravano più giuste da applicare e adesso le applico. Bene, ecco, ho applicato le parole. Ho applicato I can do it e I believe. E andate a leggere il post che ho scritto sul blog, così avete l'idea anche di quello che possono essere le cose positive da fare, i consigli che ho scritto. E io ho terminato qui la mia pagina. Spero che anche voi vi siate divertite, che vi divertiate a fare la vostra e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo, con una nuova pagina. Bene, vi aspetto.
la prossima settimana e iscrivetevi al mio canale. Ciao!